Vedete? Sono riuscito a farlo. Oggi sono stanchissimo, non mi sono neanche cambiato. Questo è come sono uscito da lavoro, domani mi dovrò pentere pure in viaggio, eppure sono qua. Come vedete qua alle mie spalle, ho implementato The Game of Life. Me l'avevate chiesto quando ho fatto il video sugli easter egg, e l'ho fatto, però il problema era che non sapevo come farlo. Se non che qualcuno di voi, in un altro commento, non mi ricordo in quale video, però ve lo mostrerò qua sopra, e mi ha chiesto se conoscevo Pygame. Ovviamente quando l'ho letto quel commento ero rincoglionito e l'ho letto Pygame, cos'è sto Pygame? Poi ho googlato, in realtà era Pygame ed è una libreria che permette di creare dei giochi in Python. E quindi ho detto, posso fare il Game of Life e utilizzare Pygame, quindi posso in un video rispondere a due delle vostre richieste. Grazie mille per l'idea che mi avete dato di utilizzare Pygame, perché così ho implementato The Game of Life. Ora, per quelli di voi che non sanno cos'è The Game of Life, è un gioco a somma zero molto vecchio, creato da un matematico inglese chiamato, se non ricordo male, John Conway, che semplicemente è un gioco che ha una griglia sullo schermo e una cella può essere, in un determinato istante temporale, attiva o disattiva, viva o morta. Dovete vedere ognuno di questi quadrati qua come se fosse una cellula e, applicato delle regole, questo sistema si evolve. E infatti qua potete vedere a schermo come la vita va avanti. Quali sono queste regole? Beh, ora io non me le ricordo a memoria, però possiamo andare a vedere quando vi farò vedere il codice. Quindi, cosa ci sarà in questo video di Code Academy oggi? Vedere una mia implementazione di The Game of Life in Python utilizzando Pygame. Io prima di questo video non sapevo dell'esistenza di Pygame, come penso che avete già capito visto che non conoscevo neanche come si pronunciava, ho letto Pygame. Quindi questo che vuol dire che il codice è una merda, proprio è scritto tipo con i piedi. Si poteva fare molto meglio, si poteva ripulire, ma io in questo periodo non sto avendo tanto tempo. Infatti questo video che sto registrando non è neanche stato scritto, cioè ho messo la telecamera, premo rec, metto il microfono, vai! Per implementarlo, diciamo la versione di base, mi sono stato tipo un 2-3 ore, però poi ho aggiunto tante feature. Perché poi ho detto, minchia, ma se aggiungo questo, ma se aggiungo quell'altro, aggiungo quell'altro, e quindi poi è diventato un progetto molto più grande. E sono quindi contento di mostrarvelo. E quindi adesso ci mettiamo al computer, ma prima di cominciare vi vorrei ricordare che se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, non solo per rimanere sempre aggiornati con gli altri contenuti che porto su questo canale, ma anche perché supporterete il mio progetto, soprattutto quando vi porto un video, anziché andarmene a dormire. E quindi, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere la mia implementazione in Python di The Game of Life. Dunque, prima di farvi vedere il codice, vediamo come funziona. Perché ci sono alcune combinazioni di tasti che magari è bene sapere prima di utilizzarlo. Dunque, il programma si apre, c'è questa griglia enorme, e quando lo passiamo col mouse sopra le celle, si illumina per dire che quella cella è attivabile. Però prima di attivare celle, utilizziamo il tasto Z, che non fa un c***o. Ah no, ecco, mancava il, come si dice, il focus. Crea una griglia più grande. Ora, io non ho implementato il Game of Life alla perfezione, perché il Game of Life alla perfezione assume che il mondo sia infinito. Invece il mondo è confinato nella dimensione della griglia, quindi ogni volta che si crea una griglia più grande, in realtà uccide la configurazione attuale. Quindi è meglio fare zoom out e zoom in lo fai con X, prima di avviare il gioco. Il gioco si può avviare semplicemente premendo R, che crea una configurazione random. Tutte le celle in verde significa che è una configurazione che può essere lanciata. E la lanciamo col tasto destro del mouse. E qui inizia lui ad evolversi, ovviamente si evolve a una certa velocità, però se lo vogliamo fare più veloce basta premere più un paio di volte e lui inizia a poco a velocizzarsi. Finché, ovviamente non lo vedremo tutto, finché comunque arriverà a una sorta di configurazione finale, qualora ci sia. E ovviamente tutto questo funziona con queste due o tre regole che tra un po' vi spiegherò. Col tasto K uccidiamo tutto,
però noi possiamo anche cliccare alcune celle che infatti diventano verdi, e cosa succede se le lanciamo? Ovviamente le regole su dei punti non vengono applicate bene, quindi dopo un paio di iterazioni muoiono tutti. Ora, utilizzando i tasti da 1 credo fino a 5 se non ricordo male, possiamo inserire nel nostro mondo delle configurazioni standard. Ci abbiamo con 1, possiamo attivare una singola cellula o una singola cella come dir si voglia. Se facciamo 2 possiamo mettere questi, diciamo, quadrettoni un po' più grandi. Con 3 possiamo mettere questa, che non mi ricordo come si chiama questa configurazione, però ve la metterò a schermo. Con 4 abbiamo la mia preferita, la glider gun. Gun perché è una pistola, glider vediamo che cos'è. Il glider prende il numero 5 e questa configurazione qua. Avviamo il glider, vedete questa roba che fa così, che è un pattern molto famoso, che va sempre all'infinito. E la glider gun è una configurazione che praticamente, come vedete qua, ha questi movimenti e poi per qualche motivo genera dei glider che proseguono fino a, diciamo, più o meno all'infinito oltre. Ovviamente qua non va fino all'infinito perché, come vi dicevo, questo mondo è confinato in base a quello che sono i confini della griglia. Adesso è ora di passare al codice, semplicemente premendo il tasto Q. Dunque, non vi spiegherò il codice riga per riga, però vi spiegherò bene o male qual è l'idea generale, anche perché, come vi dicevo, sono molto stanco. Però per i più curiosi posso andare ad approfondire andando a vedere il codice su GitHub. L'idea generale è quella di avere una rappresentazione interna, ovvero una griglia, che non sa altro che una matrice binaria con 0 e 1, e di far evolvere quella. E poi utilizzare la rappresentazione interna per stampare a schermo quello che si deve vedere. Cioè le due cose sono separate. Praticamente quello che si vede a schermo è semplicemente la rappresentazione grafica di uno stato interno. Quindi io ho una matrice che mi raccoglie il mio stato interno, e poi viene tutto visualizzato a schermo. Allora, andiamo a vedere quali sono le cose principali. Allora, la prima cosa che faccio è quello di andare a vedere quanto è grande la mia risoluzione dello schermo. Ora, qual è il fatto? Le risoluzioni dello schermo sono diverse da computer a computer. E io non volevo fare una finestra fissa, o comunque non volevo neanche fare un programma che abbia una dimensione delle celle tale che poi magari l'ultima colonna, l'ultima riga sono magari si vedono a metà. Quindi cosa ho fatto? Io praticamente prendo la dimensione della larghezza dello schermo, cioè o meglio della risoluzione dello schermo in larghezza e in altezza, e poi faccio dei conti utilizzando il massimo comune divisore e vedo qual è la dimensione ottimale, ma non solo una dimensione ottimale, ma anche i multipli che mi permettono poi di fare il zoom in e zoom out. Su questa cosa non entro nei dettagli, diciamo, dell'implementazione, ma andatevela a vedere. Ah, c'avevo pure un tasto per disattivare o attivare la griglia. Va bene, sapete che c'è un tasto. Quale sarà? Il tasto G, forse? Sì, esatto. Praticamente è molto semplice. Ho fatto tra l'altro due implementazioni, o meglio, ho implementato in questo codice due algoritmi. Un algoritmo sequenziale e un algoritmo che utilizza la programmazione concorrente, perché volevo vedere se c'aveva un guadagno, però Python con la programmazione concorrente ha sempre i suoi disagi, quindi non mi è sembrato che avesse tutto questo speed up. Però testatelo voi, mi fate sapere se poi effettivamente c'è un certo guadagno con l'implementazione, diciamo, classica e quella parallela, che di default non mi ricordo se l'ho attivata o disattivata. Ah, di default è attiva. Dunque, qui abbiamo il ciclo while principale. È molto semplice, praticamente PyGame ci apre una finestra che è semplicemente una tela vuota. Che la cosa bella di PyGame è che ci permette di esattamente colorare il singolo pixel. Ovviamente ci sono delle primitive, tipo una linea, un poligono, però ci dà molta libertà e questa cosa devo dire che mi è piaciuta. Allora, PyGame anche gestisce che vende la tastiera, quindi se viene, se ci sono l'evento quit significa che è stata cliccata la X, però qua non c'è la X, questa è una cosa un po' legacy di quando io ho fatto il codice, perché prima ho fatto il programma e poi ho fatto in modo che sia full screen. Se è stato premuto un tasto, se il tasto R crea una configurazione randomica, se il tasto K uccide tutto, quindi inizializza un nuovo mondo, più praticamente fa diventa tutto più veloce, quindi diminuisce il tempo di aggiornamento, che ho messo in default mezzo secondo, che però lo diminuisce di 10 millisecondi, quindi se io faccio più, significa che deve ridurre l'update time e quindi deve essere più veloce. Se faccio meno invece fa la cosa opposta, però ci sono dei limiti, tipo
non posso andare meno di 20 in millisecondi, non posso andare più lento di un secondo. Se viene cliccato la Z mi fa il zoom out, X più zoom in. Ovviamente quando io creo il mio mondo, io anche stabilisco un numero predefinito di multipli, perché non possiamo fare il zoom out all'infinito, perché poi non si vedrebbe più niente. Mi ho fatto vedere cosa c'è. F, provatelo. Avete visto che ci sono alcuni pattern, tipo la glider gun? F fa il flip orizzontale, quindi permette di sparare il glider dall'altra parte. K1 è pattern di una sola cella. Il tasto 2 è per 2, è per il quadrato. Il tasto 3 è per... si chiama Copperhead, quella astronavina là. 4 è la glider gun di Gosper. E semplicemente il 5 è solamente il glider. Ovviamente ci sono molte altre configurazioni molto più complicate, poiché, come vedrete fra un po', io dovevo implementare, diciamo, cella per cella, quindi non ne ho fatte tantissime. Se viene cliccato Q, praticamente la variabile running viene messa false, quindi questo while sarà poi false e quindi esce comunque dal gioco. E se viene premuto G, non stampa la griglia. Ovviamente io ho due rappresentazioni, mi sono dimenticato di dirvi quella attuale che viene voluta e quella in verde che praticamente tiene traccia delle cose che l'utente vuole aggiungere, perché si possono aggiungere anche in corso d'opera. Quindi io ho uno stato che si chiama World, quindi il mondo, e poi c'è quello New World, che praticamente è quello in verde. E poi quando io premo il tasto destro del mouse, tutte le celle attive in New World passano in World. Poi cosa faccio? Stampo tutto, cioè stampo lo sfondo bianco della finestra. Se devo stampare la griglia, stampo la griglia. La griglia sono semplicemente una serie di linee verticali, una serie di linee orizzontali, quindi non ci perderei molto tempo. E poi faccio display world, che qua magari possiamo andare a vedere cosa fa di preciso. Praticamente faccio un sacco di display cell, e semplicemente io stampo un rettangolo a determinate coordinate, quindi non c'è nulla di esoterico qua. Una cosa importante è che quando noi abbiamo un mondo, per esempio, di 100x100 celle, ovviamente io poi devo disegnare un quadrato, magari, che ne so, 30x30, quindi devo tenere conto che una cella magari a video corrisponde a uno spazio in realtà di 30x30 pixel. Vabbè, queste sono cose, diciamo, calcoli matematici comunque piuttosto semplici. Secondo me la cosa che dobbiamo vedere è questa funzione evolve game, perché alla fine questo è il cuore del programma, quello di evolvere il gioco. Allora, praticamente io non faccio altro che andare cella per cella, perché le regole sono queste. Se una cella attiva ha 2 o 3 vicini, rimane attiva. Però se una cella attiva ha meno di 2 vicini, muore perché c'è sottopopolazione. Invece se ha più di 3 vicini, muore perché c'è sovrappopolazione. Quindi l'equilibrio si ottiene per la sopravvivenza quando un vicino di ogni cella ne ha 2 o 3. Una cella diventa attiva, quindi una cella morta può diventare viva, quando ci sono esattamente 3 vicini, perché questo si considera il caso della riproduzione. Tutto il resto sono celle morte. Ovviamente la versione parallela non va altro che spezzettare il mondo in una griglia, però è una griglia con un po' di sovrapposizione, perché io devo vedere quali sono i vicini, e segue esattamente i stessi calcoli. Questa qua parallela è stata molto 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 difficile per me farla, mi ha rubato non so quanto tempo, però alla fine ci sono riuscito, perché praticamente io devo far evolvere in maniera parallela dei blocchi che purtroppo devono essere sovrapposti, perché se no non funziona nulla. Perché se i blocchi che considero non sono sovrapposti, può capitare che praticamente il mondo inizia e finisce nel blocco, invece noi vogliamo che continui anche oltre, e quindi ci sono dei problemi che vanno considerati. Vi faccio vedere come ho implementato i pattern, che è l'unica cosa che ho fatto ad oggetti. Praticamente io ho fatto un oggetto che si chiama cell pattern. Praticamente ha due proprietà: il pattern stesso, quindi in questo caso è il singolo quadrato, quindi ho una matrice che è un elemento che è 1, e poi c'è la proprietà get pattern, che è in base a se è stata flippata o no. Vi ricordate che vi ho detto che c'è il tasto F, e poi c'ho la proprietà flip, che può essere sia lettura che scrittura, e poi questa è get offset. Questa get offset è molto importante, perché se vi ricordate, quando io mettevo per esempio il copperhead, la figura che poi andavo a mettere sul gioco si trovava più o meno al centro del mouse. Quindi cosa faccio? Quando c'è un pattern che devo mettere sullo schermo, calcolo qual è il punto mediano. Quando poi faccio l'overlay sulla griglia di gioco, io, anziché di farlo stampare da dove c'è il mouse, faccio un offset in base a dove è il punto mediano, così
magari abbiamo anche una musa grafica anche piuttosto carina. Qui c'è il pattern copperhead, vedete che l'ho dovuto implementare in maniera molto, ma veramente cella per cella, queste cose comunque hanno richiesto molto tempo, per non parlare della glider gun di Gosper, che vedete qualche lavoro che c'è. Quindi capite bene il motivo per cui poi non ho voluto fare altri pattern. Alla fine Pygame non è così difficile come libreria, secondo me è molto antica. Ho visto che è attivo qualcosa come 20 anni, la trovo un po' troppo antiquata, è buona per fare progetti semplici come questa, ma diciamo non ci farei un gioco all'ultimo grido. Secondo me è buona per iniziare, infatti per me è stata molto buona, perché comunque ha delle primitive, tipo per creare una finestra, per disegnare qualcosa allo schermo, che comunque ci facilita una vita molto facilmente. Mi è piaciuto tanto fare questo gioco, anche perché mi è piaciuto talmente così tanto che i più curiosi di voi avranno sicuramente notato che nel video della settimana scorsa di FK Storia io ho cambiato la sigla appunto del format FK Storia e ho messo appunto questo qua, Game of Life, che non ho fatto altro che ho registrato quello che ho fatto e poi l'ho messa nella intro dei video che saranno poi fatti da questo momento in poi, anzi dalla settimana scorsa di FK Storia. Benissimo, pinguini. Io ovviamente ci sono tanti piccoli dettagli che non ho modo di approfondire adesso, perché adesso io mi devo preparare, perché come dicevo domani devo andare in viaggio e devo montare sto video stasera. Ritorniamo dove eravamo prima. Benissimo, pinguini, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like e fatemi sapere nei commenti quello che pensate. Ovviamente per favore non scrivete commenti per quanto riguarda la guerra del codice, lo so che fa schifo, ma in questo periodo sono veramente stretto coi tempi. Se volete sapere di più, ho fatto questo video per rispondere a tutti quelli che vogliono fare i furbetti nei commenti. Per tutti quelli che sono curiosi, lascerò nel primo commento, quello messo proprio in alto, il link al codice su GitHub. E quindi io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!